Santa Maggiore, e questa mattina c'è un momento di incontro che non va solo verso i commercianti, come parecchi hanno potuto immaginare, anche perché stamattina sarà una mattinata basata soprattutto sul sociale, visto che l'AICAS di Santa Maggiore per questa inaugurazione ha pensato simbolicamente di dare una targa di valore al merito praticamente agli agenti di polizia che hanno fatto il proprio dovere per Santa Maggiore nei mesi scorsi. Senza essere tanto prolissi, passo la parola al presidente dell'associazione per Santa Maggiore, Vincenzo Cirillo. Non sono un cicerone, quindi scusatemi se leggo quel mio piccolo pensiero. Allora, buongiorno a tutti, sono Vincenzo Cirillo e sono qui in veste di presidente pro tempore dell'AICAS, associazione industria, commercio, artigianato, servizi e turismo. Un saluto viene rivolto anche a tutte le componenti politiche presenti per la loro disponibilità a presenziare questo evento, ma in modo particolare al dottor Orazio Capasso per esserci stato vicino per la realizzazione di ciò che in questo momento stiamo vivendo. Oggi si vede formalizzato sul nostro territorio una nuova associazione che cercherà di trovare un patto di collaborazione tra le tante piccole e grandi realtà locali e la propria amministrazione. Ebbene sì, cari amici, ci siamo anche noi. Il nostro principio è uniti per essere più forti. Vogliamo rivitalizzare, promuovere, diffondere ogni sorta di iniziativa per la valorizzazione del nostro territorio. Non nascondo che da parte dei fondatori c'è un grande entusiasmo e la volontà di mettersi in gioco, non per rivalse o rivincite personali, bensì perché fedeli a quelli che sono i principi e le idee che animano la vita della nostra associazione. Ci aspettano tempi di intensa attività per far sì che tale progetto diventi realtà, ma l'esperienza e le capacità non mancano. Come per qualsiasi cosa nuova ci saranno apprezzamenti ma anche critiche, ma ciò che voglio sottolineare è la nostra totale buona fede e la volontà di agire sempre nella massima trasparenza. Cercherò di instaurare un dialogo, un confronto con tutti, perché solo così si può crescere. Grazie ancora, passo la parola al dottor Orazio Capasso.